Siamo qui al centro congressi Cavour per un evento che ha quasi dell'eccezionale. Le cinque sigle sindacali più rappresentative del mondo della scuola sono riunite per stabilire le azioni di protesta per restituire dignità professionale agli insegnanti. Uno dei punti principali all'ordine del giorno è la questione degli scatti di anzianità 2012, ma non solo, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e tante altre questioni. La riunione è attualmente in corso e l'ultima spiaggia potrà essere lo sciopero, che si sa di sicuro al momento è che il 30 novembre i cinque sindacati organizzeranno una manifestazione a livello nazionale. Ascoltiamo adesso l'intervento del nostro coordinatore nazionale Rino Di Meglio. Voi dite che la legge di stabilità colpisce i lavoratori della scuola in modo speciale. Colpisce i lavoratori della scuola in modo speciale perché oltre al blocco di tutti noi della scuola siamo penalizzati anche dal blocco degli scatti. Gli scatti, molti pensano che sia qualcosa in più che abbiamo rispetto agli altri, in realtà sono risorse del nostro vecchio contratto che noi invece che ad altre cose abbiamo destinato agli scatti di anzianità, che come tra l'altro nei giorni scorsi ha dimostrato il rapporto Euridice, sono tra i più bassi di tutta l'Europa occidentale. Quindi che cosa chiedete voi al governo? Noi chiediamo al governo un'attenzione per la scuola e quindi smettere e anche quella dei finti investimenti, perché il decreto legge sulla scuola va bene perché stabilizza un certo numero di precari, in realtà però stabilizza soltanto il turnover, quindi evita un danno peggiore, per il resto sono piccoli investimenti molto molto modesti, diciamo quasi nulla rispetto agli 8 miliardi di tagli che la scuola ha patito in questi anni. Noi chiediamo che si dia agli insegnanti la serenità per poter lavorare in pace con i loro alunni, con l'eliminazione della burocrazia, la fine anche delle incursioni sul contratto, perché il decreto sulla scuola per esempio fa incursione sul contratto della scuola trasformando l'aggiornamento da un diritto del docente addirittura a un obbligo punitivo in caso di scarsi risultati con i test in balsi. Oggi perché siete qui? Oggi siamo qui perché questo è un evento eccezionale, perché è la prima volta nella storia del sindacalismo italiano che i cinque sindacati rappresentativi riuniscono insieme i cinque direttivi nazionali. Siamo insieme per decidere le azioni di lotta a favore del personale della scuola e per fermare questa deriva. E secondo lei alla fine cosa deciderete? Si andrà verso lo sciopero? Io penso che innanzitutto faremo prima di arrivare allo sciopero degli atti come una manifestazione nazionale per far capire al governo che bisogna cambiare rotta sulla scuola. Lo sciopero resta l'ultima strada da perseguire nel caso che non si riesca a ragionare.